Ok, passo la parola quindi al professor Tartaglia che ci parlerà appunto del cambiamento climatico e la questione energetica. Buon pomeriggio a tutti. Rispetto al tema dell'acqua io mi allargo in qualche misura, no? Perché parlerò del contesto in cui si sta verificando l'attuale sostanziale sostenibilità. Ormai è diventato quasi un luogo comune, tutti i giornali ne parlano, c'è il mutamento climatico, bisogna fare qualcosa, siamo tutti impegnati, siamo tutti ambientalisti e via discorrendo. In realtà la questione non va presa molto sul serio, più di quanto di solito non si faccia, e non è affatto nuova che il clima stesse cambiando e che sarebbe cambiato, si sa, da decenni, soltanto che chi aveva responsabilità decisionali o l'opinione pubblica o non erano informati oppure erano sottoposti a una pressione continua, che adesso si è attenuata, da parte di quelli che negavano tutto. Non è vero niente, figuriamoci un po'. C'è un interessante punto della Laudato Si che parla del negazionismo, se vi capita andatelo a leggere, no? Perché è stato uno dei modi per evitare che qualcuno prendesse sul serio quello che accadeva. Allora, alcune cose le avete già viste mille volte, ma ve le accenno rapidamente. Questi sono dati misurati, riguardano la temperatura media del pianeta, della superficie del pianeta. Vanno dal 1880 più o meno fino ad oggi, vedete che anno per anno si hanno dati molto diversi. Attenzione che si tratta di medie, e la media fatta in un punto in cui si fanno le misure giorno e notte, e su tutti i punti in cui si fanno le misure in tutto il pianeta, durante tutto l'anno, figuratevi un po'. Il numero che viene fuori è un numero che dovrebbe essere relativamente stabile. No, non è come dire oggi fa caldo, oggi fa freddo. Io faccio la media tra oggi fa caldo qui e fa freddo là, in Sudafrica come in Norvegia, d'estate come d'inverno, e viene fuori quel numero lì. È molto altalenante, però come vedete la linea rossa lo evidenzia, c'è un andamento abbastanza chiaro. La media delle medie delle medie ha continuato ad aumentare. Non stiamo a vedere come è fatta la linea rossa che fa le medie mobili su 5 anni, eccetera. Comunque si vede a occhio nudo, non c'è bisogno di essere dei grandi scienziati, che la temperatura media va aumentando. E vabbè, perché va aumentando la temperatura media? Qui si sfogano i vari negazionisti per dire no, ma è sempre cambiato il clima, no, ma per carità, il clima va su ma giù. Non vi presento tutto quello che c'è da presentare al riguardo, ma il guaio è che il clima sta cambiando maledettamente in fretta. In passato abbiamo avuto erre glaciali, interglaciali, quindi variazioni della temperatura, questo e quello, ma i tempi sono, se va bene, migliaia di anni, poi decine o centinaia di migliaia di anni. Quello che stiamo guardando qui sono cambiamenti che stanno avvenendo su scale simili a quelle del passato, in tempi che sono decenni. Questa è la grossa differenza. La causa principale è il fatto, gas che è venuto ormai famoso, dell'aumento della CO2 nell'atmosfera. In realtà non è l'unico gas che produce effetti simili a questo, il metano per esempio liberato in atmosfera è 29 volte più efficace della CO2 nel produrre questo riscaldamento. È il caso di dire un briciolino come funziona, perché i vari negazionisti dicono che non è vero che è colpa della CO2, non è vero, meno sono competenti e più parlano, cioè uno può avere il titolo di professore, può essere occupato di qualunque cosa meno che di questo, e va in televisione ultimamente 8:30 a dire no, ma figuriamoci, ecco. Allora, stupidaggini se ne possono dire tante, quando uno le dice, cioè quel guaio grosso non è l'ignoranza, non sapere una cosa, è ritenere di sapere tutto quel che c'è da sapere e non aver bisogno di imparare nulla. Questo è molto diffuso ed estremamente pericoloso. L'altra ignoranza è quella di Socrate, il saggio, sapere sì o non sapere. Quelle misure ti dicono cosa succede alla CO2 nell'atmosfera. Sono misure fatte in cima di una stazione a 4.000 e passa metri di quota nel corretto del Pacifico alle Hawaii, e vedete anche qui, al di là dei dettagli, che la curva va su. Non c'è più da fare. Questo è il tempo ancora più breve, abbiamo superato le 400 parti per milione in atmosfera, il rosso è il respiro delle piante, certo non è il respiro, ma diciamo è il ciclo vitale delle piante, quando la linea va su vuol dire che la CO2 aumenta, è l'inverno, siamo nell'emisfero, ai limiti dell'emisfero della
fascia temperata settentrionale, le piante sono quiescenti e allora ci sono i processi di decomposizione, anche di respirazione, la CO2 va su. Primavera e estate le piante sono in fase, diciamo, rigogliosa, vitale, crescono e sottraggono la CO2. Ma al di là di questo su e giù, voi vedete che la linea su cui è disegnato il su e giù è tutta a crescere. Come funziona questa storia? Noi abbiamo una fonte di energia principale, il Sole, naturalmente, come pianeta. E il Sole arriva fino alla superficie della Terra perché l'aria è trasparente. La luce che viene dal Sole, la maggior parte di tutta della radiazione solare, è nell'ambito di quello che vedono i nostri occhi e l'aria è trasparente, quindi arriva fin qui, l'aria non si scalda, arriva fin qui e scalda il terreno, noi che ci siamo sopra, vedete bene. Ora però, qualunque oggetto, compresi questi muri, compreso il sottoscritto, in realtà la radiazione la assorbe, ma la riemette anche. No? C'è una legge di natura per cui ogni corpo emette e assorbe radiazioni in base alle sue caratteristiche fisiche. Facciamo riferimento al cosiddetto corpo nero, non stiamo entrando in cosa sia. Il dire che il Sole è un corpo nero fa un po' effetto, ma diciamo che in realtà vuol dire che è in grado di emettere e di assorbire ugualmente tutte le radiazioni elettromagnetiche. Alla sua temperatura, 5600 gradi superficiali, e quello che noi vediamo è che arriva qui e l'atmosfera ripete trasparente. Il suolo assorbe e quindi si scalda. Ma attenzione che il sistema deve stare in equilibrio, quello che entra deve uscire, perché altrimenti noi saremmo alla temperatura della superficie del Sole, non sarebbe gradevole. Allora, la Terra riemette quello che assorbe, però alla sua temperatura, che per fortuna è molto più bassa, vista da fuori, sarebbe meno 19 gradi centigradi la temperatura della Terra. E l'emissione lì com'è? Non vediamo con gli occhi, è quello che si chiama l'infrarosso. Tutta questa storia per dire cosa? Che l'aria non è trasparente a tutto, all'infrarosso è molto meno trasparente che non alla luce visibile. E non solo, le proprietà dell'aria dipendono da cosa c'è dentro. Se io aumento la quantità di CO2 e altri gas con effetti simili, l'aria diventa più opaca all'infrarosso. Traduzione. L'energia arriva e passa perché l'aria è trasparente. Il suolo la riemette, ma l'aria non la lascia passare, si scalda. È come tirarsi addosso una coperta. In generale l'equilibrio rimane, perché poi riemette anche l'aria calda verso l'esterno, ma dove siamo noi, alla base, la temperatura sale. E questo è il cosiddetto effetto serra. Ci tiriamo addosso una coperta. Questo è naturale, da sempre che è così. Ma se noi aumentiamo la CO2, è come se aumentassimo lo spessore della coperta, l'opacità, se voi volete, e quindi l'aria qui vicino al suolo si scalda. Il meccanismo è noto dalla fine dell'Ottocento, qualcuno l'aveva ipotizzato già prima, quindi non è una sorpresa. Si sorprendono magari appunto i commentatori dei quotidiani o quelli che conducono gli spettacoli televisivi, ma è notoria questa roba qua. Se aumenta la CO2, aumenta la temperatura. Appunto, non è inutile stare a fare, sa, vuole pintarci, o chissà che, poi il sole, i suoi cicli, poi qui, poi là, poi su, poi giù, ma questo meccanismo c'è, è noto e funziona da sempre. Allora, il problema, perché aumenta la CO2? Perché noi abbiamo bisogno di un sacco di energia, e qui c'è una forte energia tra analogia tra l'energia e l'acqua. L'energia ci serve per vivere, è un bene vitale. Vivere come viviamo noi, rispetto al passato, adesso abbiamo molte più esigenze, nei paesi più ricchi e gli altri vorrebbero, e quindi abbiamo bisogno di motori, di prodotti, di fabbriche, di un po' di tutto, che quindi consumano energia. Anche qui, tanto per mettere i punti sulle i, vorrei ricordare che l'energia non si consuma e non si produce. Sono leggi fisiche anche queste. L'energia, come la materia, non si crea e non si distrugge, questo già dal Settecento è stato definito, la situazione era questa. Quello che avviene è che si trasforma, con i nostri processi trasformiamo l'energia da una forma a un'altra, da questa a un'altra e così via. E c'è una legge di mezzo che non ha approvato nessun Parlamento, ahimè, e che non può essere emendata da nessun Parlamento, che è la legge, sono l'insieme di leggi a rigore della termodinamica che governano questo tipo di fenomeni. Bene, comunque questo vuol dire che tutto questo insieme di cose, che tra l'altro sono il motore di quello che è il clima, ha come base i flussi di energia.
perché consumiamo un sacco, consumiamo, ci trasformiamo da una forma che era ancora potenziale, una forma attiva, e ne disperdiamo intorno a noi, legge fisica anche quella. Qui possiamo vedere che quei vari colori, probabilmente avete difficoltà a leggere, ma ve li racconto io, rappresentano quanta parte ogni Stato, una serie di paesi, contribuiscono al consumo di energia e nel tempo come sono andate le cose. Voi vedete che c'è una montagna qui recente, però montagna vuol dire che è da poco che siamo arrivati a consumare energia, a utilizzare energia a una scala di questo genere, e stiamo continuando ad aumentare. Non tutti diciamo assorbono l'energia allo stesso modo. I due colori più in basso, quello giallino e quello arancione, sono l'Europa. Quella gialla è l'Europa 28, 27, non so come dire, e con l'arancione aggiungiamo gli altri paesi europei. È una fetta discreta del totale di energia che viene consumata. Noi ne consumiamo tanta. Al di sopra c'è quello azzurrino, verdino, quelli sono gli Stati Uniti, che come vedete da soli consumano più dell'Europa, ma la popolazione americana è la metà dell'Europa. Quindi sui modi di vita il discorso è piuttosto rilevante. Poi avete alcune fasce più piccole, colori vari, poi avete quel colore rosso-bruno sopra, alto, che è la Cina. Quello da solo oggi è sicuramente il pezzo più grosso, non tantissimo, più grosso degli Stati Uniti. C'è un dettaglio, la Cina ha 4,5 volte la popolazione degli Stati Uniti e consuma più o meno uguale. Lì c'è anche l'Africa, se riuscite a leggerla, è un piccolino. Sono 1 miliardo di persone che proprio non consumano niente. C'è l'India, altro 1,5 miliardi di persone, 1,3 miliardi. E l'India non è uno scherzo. L'India a sua volta è lì poca cosa. Questo è importante dirlo perché non sono tutti responsabili della stessa maniera. Cioè la scusa di chi ne consuma di più è di dire ma gli altri, indica, se noi li mettiamo virtuosi gli altri chissà cosa fanno. È veramente tu pesi molto di più di tutti gli altri, quindi qualcosa dovresti fare. Lì a destra vedete la graduatoria dei consumatori, la Cina la prima, 1,6 miliardi di abitanti, gli Stati Uniti vengono subito dopo, 370 milioni di abitanti, poi c'è l'Europa, 700 e qualche milioni di abitanti, e poi, ok? Questo è un qualcosa da sapere, che tutto l'insieme sta aumentando. Questo riguarda di nuovo la CO2, questo non è più grafico di quanta ce n'è nell'atmosfera, ma quanta ce ne mettiamo ogni anno. Noi, quanta ne aggiungiamo a quella che c'è. Ed è sempre un grafico verso l'alto, è sempre positivo. Quindi non ne togliamo mai, fino ad oggi, in questi anni, l'abbiamo sempre aggiunta, non l'abbiamo mai tolta. E lì abbiamo dei momenti in cui è più rapido l'emissione, dei momenti in cui declina un attimo, che cosa? Non la emettiamo più? No, continuiamo a emetterne, ma un po' meno di più dell'anno prima, mettiamola così. Quindi sempre di più è. E vediamo anche una cosa, voi vedete c'è un piccolo dentino verso il basso a un certo punto, dice ma non lo so, in quel momento ci abbiamo pensato, abbiamo cercato di frenare. No, non è così, è la crisi finanziaria e economica del 2007-2008. Quando si inceppa il motore dell'economia mondiale, allora non è che diventiamo virtuosi, okay? Però allora, quindi è proprio legato a che cosa fa il sistema economico mondiale della CO2. Perché se quello si inceppa, allora non smettiamo di emetterne, non smettiamo di aggiungerne, però ne aggiungiamo un ritmo meno marcato. Lo stesso in corrispondenza al protocollo di Kyoto, sembra che ci sia una terrazza orizzontale, ma in realtà c'è di nuovo una crisi, ci sono crisi ricorrenti a frequenza accelerata dell'economia mondiale che non funziona, e allora l'economia ristagna, dunque le emissioni di CO2 continuano ad essere positive, ma non sono così vivaci. Questo grafico qui vi dice proprio i consumi, a questo punto, per fonti. Non fatevi ingannare dai colori, il verde è il petrolio. La voce è tutto sommato più grossa. Subito sopra c'è il rosso che è il metano. In cima a tutto c'è il grigio che è il carbone. Mettendo poi gli altri sono quello arancione sopra il rosso, praticamente sempre alto uguale, il nucleare che è ancora sparso per il mondo, quello azzurro è l'idroelettrico che ha una tendenza ad aumentare soprattutto per inserire i nuovi impianti nei paesi terzi, grandi dighe, cose del genere, e poi c'è quello giallo-marroncino che sono le rinnovabili, sole, eolico, le quali stanno crescendo ma sono una poca cosa.
Ora, la cosa rilevante, le cose rilevanti sono due, che sommando tutto cresce, e siamo sempre al punto di prima. Dove avete quel piccolo avvallamento è sempre la crisi finanziaria e economica del 2007-2008, non che qualcuno ha deciso qualcosa, e cresce sempre, sta crescendo. Il che vuol dire che noi abbiamo effetti collaterali, buttiamo nell'ambiente qualche cosa che a sua volta cresce. Il 91% del consumo è bruciare qualcosa. 81% bruciare combustibili fossili, 10% biomasse. Biomasse possono essere diciamo circolari oppure possono essere insensate. Mi spiego. Se io ho un bosco che mi rifornisce di legna, faccio il cippato e produco energia, e però lo faccio con un ritmo tale per cui nel tempo in cui io sto utilizzando il legno di una particella, poi passa un'altra particella, quella di prima cresce di nuovo e così via, io realizzo una sorta di equilibrio. Quindi se gestito bene la biomassa può essere in equilibrio col sistema. L'altra maniera è quella predatoria, tiro giù tutto a fianco di montagna, brucio tutto perché si vende bene e poi si vedrà, sì, prima o poi magari ricrescerà sempre che non cambi il clima e dopodiché non c'è più acqua abbastanza, non va della pesca. Quindi ho due modi, però la sostanza è 91% di quello che noi usiamo, fa funzionare questo microfono, spostarsi con le macchine, avere la luce e così via, viene bruciando qualcosa. Bruciare qualcosa, non c'è bisogno di essere un chimico, vuol dire mettere CO2, punto. Se noi vogliamo, diciamo, stabilizzare o arrestare questo processo, bisogna bruciare meno roba, fate un po' voi. In primo luogo quello che non entra in un circuito chiuso, cioè petrolio, metano, carbone. Questo è il punto. E al di là degli infioramenti, della retorica, questo è il punto. Gli obiettivi sono questi, devono essere misurabili. Con tutti i discorsi che sono in essere già da molti anni, quelle curve sono in salita. Punto. Il clima. Sappiamo tutti gli eventi estremi, qual è l'alice, due esempi banali. Uno è l'alluvione a Petra, un paio di anni fa. Petra è un deserto, un'alluvione, fa un po' effetto, no? Oppure gli incendi, fino all'altro ieri dicevo, gli incendi della California, ma adesso ci sono anche l'Amazzonia così via da ieri, posso dire anche gli incendi della California, intorno a Los Angeles c'è in corso un grande incendio in questo momento, perché sta, diciamo che sta disseccandosi di più di quanto non sia quell'area lì, c'è un forte insediamento di esseri umani, i quali hanno il vizio di essere distratti, fuori di testa, danno fuoco e le cose prendono fuoco e i risultati sono così. Gli eventi estremi, poi non parliamo dei cicloni, i cicloni sono più, la frequenza sta aumentando, ma si verificano fenomeni tipo cicloni anche nei mari piccoli, come il Mediterraneo, piccoli rispetto agli oceani, che prima erano rarissimi e non c'erano affatto. E boh, questo di nuovo fa, tutti i giornali lo dicono, rimane qualche nostalgico a dire ma no, ma è sempre successo, qua e là, le statistiche dicono che sta succedendo con una frequenza che è superiore a qualunque frequenza riscontrabile in un passato che noi conosciamo, quindi quello è il risultato. Il clima vuol dire tante cose, vi faccio vedere questo grafico che adesso ve lo spiego perché così c'è. Allora, diciamo che in verticale c'è la maggiore o minore stabilità che il sistema ha, il tempo scorre da dietro verso di noi. Allora, supponiamo, prendiamo l'intero pianeta, la parte dove è azzurrina, noi siamo in una situazione fresca, un interglaciale, temperature non troppo alte. La condizione, mentre passa il tempo, è abbastanza stabile, ci sono dei disturbi, cosa fa il sole, cosa che ne so, i vulcani. Quando hanno dei parossismi buttano un sacco di CO2 nell'atmosfera, cose di questo genere. Allora la condizione, immaginate la Terra come una pallina, cambia, cioè siamo spinti su per le pareti. Se la spinta è piccola, il sistema è stabile, poi si riassiste che assistiamo nella condizione più bassa. Se la spinta è un pochino più robusta, arriviamo sulla collina e scavaliamo. Le aree glaciali funzionano così. Le motivazioni sono astronomiche che danno luogo alle aree glaciali. Quando le condizioni ci sono, si arriva e si scivola dall'altra parte, dove c'è l'interglaciale più caldo, sinistra glaciale, destra interglaciale, un pochino più caldo, più tiepido, temperatura un po' più alta.
Quello che noi stiamo facendo, modificando le condizioni ambientali, è come dire cambiare la pendenza dell'avvallamento in cui ci troviamo adesso. Davanti a noi, vicino, molto vicino, c'è una specie di dirupo. Cosa vuol dire? Che quelle condizioni, se arriviamo lì, scendiamo in un buco profondo, allora non è che uno non possa assolutamente uscire da quella condizione, però se deve dare uno sforzo o qualcuno deve dargli un calcio molto robusto, perché se no non riesco più a risalire la sponda per andare dall'altra parte. Noi siamo lì nel bivio, nel senso che a oggi restiamo dal lato caldo, per un bel po', però abbiamo la possibilità di infilarci in una valletta laterale abbastanza stabile e quindi dobbiamo adattarci, dobbiamo organizzarsi in un altro modo, gestire le conseguenze che sono in atto e stabilizzarle. Se non lo facciamo, andiamo giù nella pendenza massima, così, e poi il problema qual è? Che di lì le condizioni in cui ci saremo non saranno reversibili in tempi ordinari. Non sei che non lo siano in assoluto, ma i tempi da anni diventano secoli o millenni per uscirne. Questo è il punto. L'altro punto grave è che uno dice: il mutamento climatico, cosa succederà qui a Torino se muta il clima? Risposta di un climatologo onesto: non lo so, ed è la cosa peggiore. Sì, il clima è un sistema che in termini tecnici si chiama caotico. Caotico c'è una definizione matematica, nel senso che è un sistema complicato, fatto da tante parti che interagiscono, si comporta in modo che non è proprio intuitivo. O l'intuitivo è: c'è una cosa lì, io la spingo, lei si muove. Causa-effetto. No, è un sistema complesso, io spingo una cosina lì e mi casca in testa ad affarare in cima sul tetto, perché c'è una serie di funi, cavi, eccetera, eccetera, che è collegato lassù. La cosa che avete sentito molte volte è la storia del battito d'Italia, della farfalla in Amazzonia, produce una, che ne so, una slavina o una frana in Kentucky o in Massachusetts. È un'immagine così, però è realmente così. Se io sono lontano dai punti critici, più o meno ho questa corrispondenza causa-effetto, più o meno. Se vedo dei punti critici, basta pochissimo per ottenere tantissimo, ma attenzione, sono a un bivio, un trivio, quel che sia, pochissimo mi fa andare di qua, pochissimo mi fa andare di là. Di qua o di là vuol dire siccità totale oppure alluvione, per dirne una. E il sistema diventa imprevedibile, che è la cosa peggiore. Perché una cosa prevedibile, da qualche posto cerco di attrezzarmi, ma una imprevedibile mi attrezzo a che? Questo è quello che abbiamo davanti, e la data l'avete lì a fianco, il precipizio. Non è che dice che ci penseranno i nostri bisnis nipoti, l'atteggiamento di sempre è quello di dire, noi pensiamo all'oggi, domani ci penserà chi ci sarà. No, domani è domani, 2030, non è che sia chissà che. L'IPCC è uscito un rapporto recente adesso, questo è quello dell'anno scorso, dice quel punto critico lo colloca tra 10 anni, come abbiamo visto, e dice che se vogliamo stabilizzare, cioè andare in quella valletta laterale invece di precipitare di sotto, dobbiamo riuscire a dimezzare, dividere per due, l'immissione di CO2 in atmosfera entro 10 anni. Dividere per due. Le altre curve che ci sono lì, e noi abbiamo altre possibilità, e uno è dimezzare anche gli effetti indotti dall'uso del suolo, che immette CO2 ma ne assorbe la cementificazione per tanti guai che ha, a quello di eliminare strati che assorbono CO2 e quindi la lascia nell'atmosfera. Possiamo attivare pratiche di recupero della CO2, toglierla dall'atmosfera, le piante praticamente. Attenzione che però c'è chi ci lucra su. Adesso, dalla stampa in avanti, piantiamo un albero al giorno, va benissimo, piantatene due se ci riuscite, va benissimo, ma attenzione che per quella strada lì ci vogliono alcuni millenni per recuperare quello che stiamo immettendo in atmosfera. Piantiamo gli alberi in Amazzonia, bisogna convincere che Bolsonaro, chi è il suo mentore diretto, o in Indonesia, questo sì, piantare gli alberi va benissimo, è fondamentale, ma non illudiamoci che sia quello che riesce a compensare le altre porcherie che facciamo. Se non tocchiamo i meccanismi base, non riusciamo. Allora, qui entro nel merito, perché quando un medico, credo, per darti una cura, deve sapere che malattia hai.
Se quando non lo sai, va alcuni sintomi, ma sì, prendi un po' di tachipirina, passiamo la febbre, ma se non hai capito qual è la malattia, non ne vieni a capo. Ora, normalmente chi ha responsabilità fino ad oggi, quantomeno, adesso comincia a dire che è attentissimo al problema. Sono tutti verdi, ambientali, ambientalisti e così via. Ma normalmente si occupano dei sintomi, non della malattia, e non se ne viene a capo. La malattia, facciamo un esempio, l'economia c'entra qualcosa in tutto questo? L'economia è il sistema attraverso il quale noi produciamo, consumiamo e scambiamo fra di noi cose, servizi e così via. Ed è il sistema che ha bisogno di energia, la quale energia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, una parola d'ordine universale, opposizioni, maggioranze, intermedi, crescita. Ma crescita vuol dire vogliamo stare bene, siamo d'accordo, ma attenzione, no, quando parlo di economia, crescita non vuol dire semplicemente vogliamo stare meglio. Crescita vuol dire crescita, di che? Vabbè, ti dico del PIL, vabbè, il PIL che è questa strana roba, no, il PIL, che poi è un modo per contare con i soldi, gli scambi elettrici, ma in realtà la crescita del famigerato PIL vuol dire far crescere le cose che io manipolo, quelle che vendo, quelle che trasporto, quelle che muovo di qua e di là. Dunque il consumo di energia. Io non posso aumentare la produzione di una fabbrica senza aumentare il consumo di energia. Posso giocare sull'efficienza che mi dà il respiro per un po', cioè per produrre la stessa quantità di prodotto. Se sono bravo riesco a consumare meno energia, ma non a ridurre a zero di sicuro. Quindi rendo tutto più efficiente, ma quando ho fatto il meglio del meglio del meglio del meglio, se voglio continuare ad aumentare la produzione, devo aumentare il consumo di energia. Allora c'è un conflitto oggettivo tra la mitologia della crescita in un ambiente finito e il mettere sotto controllo il cambiamento climatico. Allora tutti quelli, sede politica, che dicono hanno scoperto il Green New Deal, magnifico, che vuol dire fare affari con l'ambiente, tradotto. Bene, fare affari con l'ambiente vuol dire, il meccanismo economico è questo, la crescita, la materia e così via. Però noi abbiamo visto che siccome adesso il mercato si crea, investiamo in pannelli fotovoltaici, in isolamento delle case e così via, ma con la, sotto il meccanismo che è quello della crescita. Allora io non sono sostenibile anche se produco pannelli fotovoltaici, perché io devo avere quantità stabili se voglio in un ambiente finito mettere sotto controllo quello che succede. Però cambiare certi meccanismi è la cosa più difficile di tutte. Vediamo. Il mito dell'economia classica. Lo leggete sui giornali tutti i giorni, no? Io siamo a Torino, quindi la stampa, ma vale per gli altri quotidiani e così via. Adesso c'è un atteggiamento favorevole rispetto al movimento Fridays for Future, questi bravi ragazzi, come sono simpatici, che sono sensibili per il loro futuro. Se guardate tutte le pagine, poi trovate il commento, sì, ma loro sono ragazzi, quindi poi noi siamo adulti, non è che in certa possiamo, oppure vedi il commento di qualche esperto, non si sa bene di che cosa, il quale ti dice, non è che adesso mettiamo in discussione l'economia usando vecchi termini capitalista, no? Per carità, allora, oppure che ti dicono, appunto, no, bisogna fare la crescita sostenibile, che è incompatibile. Niente finito, fatemi la crescita sostenibile qui dentro, una volta che toccate il soffitto, più non potete crescere, no? Però no, allora, questo problema c'è. Comunque il loro mito è la crescita, quella di ricchezza, un esponenziale. Esponenziale è una strana curva, non è che sia così, cresce, vabbè. No, cresce così, vuol dire tende all'infinito in tempi stretti, cresce sempre più in fretta. Però questo è l'ideale di chi dice che il PIL deve crescere per 2% l'anno, che è una miseria, i cinesi 6% e così via. Vuol dire una curva fatta così. È evidente che è impossibile fisicamente. O è semplicemente un modo di dire, ma se sotto ci sono tonnellate di corpo è impossibile. Ma c'è un altro aspetto, l'altra curva che vedete di sotto. Qualunque processo fisico, si comincia dal secondo decimo della termodinamica in là, produce degli effetti collaterali, necessariamente, non perché non siamo bravi, necessariamente. E c'è un dettaglio, che se il sistema cresce, gli effetti collaterali crescono più in fretta. Se c'è qualcuno che, non so, qualche studente che ha fatto ingegneria o studio tecnico, avete presente che ne so l'energia, il calore prodotto dalla corrente elettrica. Allora, vediamo che la corrente elettrica sia la cosa che mi interessa, deve crescere.
E c'è un dettaglio, che l'energia dissipata in forma di calore cresce col quadrato della corrente. Quindi se raddoppia la grandezza che mi interessa, si quadruplica l'effetto che non mi interessa. Se voi volete andare più forte, la velocità è il parametro, facciamo crescere la velocità. L'energia cinetica dell'oggetto che vuoi cresce col quadrato, e di nuovo ci vuole 4 volte l'energia di prima se voglio andare più forte, doppia. Allora, gli effetti collaterali crescono necessariamente per leggi fisiche, non perché c'è un governo di un tipo o di un altro, più in fretta dei vantaggi. Risultato, in un'economia io devo fare la differenza tra la crescita dell'economia, del lordo, e quanto mi costa farlo andare avanti. E quello che resta è, chiamatelo l'utile netto, è la curva che viene quella che vedete a destra. Cioè, sì, per un po' va tutto bene, però siccome gli inconvenienti crescono più in fretta, a un certo punto si incrociano e i vantaggi diminuiscono e si va giù. Più in fretta che non quanto si fosse andato su. Questa è la curva di Seneca, se qualcuno ha presente le lettere a Lucilio, c'è una lettera a Lucilio in cui si dice che diciamo, i vantaggi crescono lentamente, ma la rovina è precipitosa. È esattamente quella curva lì. Questo è, ripeto, sono leggi fisiche, non è questione di emozioni parlamentari. Funziona così. Una cosa che si sa è diciamo, da, classicamente, l'economia classica diceva l'economia ha i suoi cicli. L'espressione recessione, cerchiamo di ridurre la recessione. E il mito sottostante, questi cicli sono sopra una curva che va su, su e giù, su una curva che va su. La realtà è quella che vedete in quello schizzo lì. Cioè, facciamo un ciclo lungo, si rialza tutti contenti, va bene, e poi c'è la recessione, perché patapaf, qualcuno si fa male. Ma uno dice, non voglio cambiare il meccanismo, bisogna farla ripartire sta roba. Allora ti attacchi la manovella, come nei film di Ridolini, e fai ripartire la macchina. E questa riparte di nuovo come prima, anzi, siccome è migliorato la tua tecnologia, va più in fretta e va più su. Quindi grande felicità, ma andando più su, poi funziona come prima, caschi, ti fai più male di prima. E poi allora dici, no, bisogna far ripartire anche adesso, la recessione, bisogna contestare, la recessione, rischia che la testa della Germania si rallenta, diamoci del tempo. Ale, di nuovo, follia, e conclusione finale, è la barra che vedete da sotto. La realtà è quella, non quello che ti raccontano in qualche modo. Altro punto, le disuguaglianze. Tutti dicono, le disuguaglianze sono un problema. Socialmente c'è qualcuno che non partecipa alla ricchezza che prodotta, non va bene. Lo dicono tutti con ricette diverse per venirne a capo. Sono fenomeni necessari. Quelle curve lì riguardano l'andamento della percentuale di ricchezza nazionale che è controllata dall'1% della popolazione in ciascuno di quei paesi. La più alta sono gli Stati Uniti, in azzurro, poi gli altri paesi dell'OCSE. Dagli anni 70 in poi sono tutte a crescere queste curve. Sono molto irregolari, perché? Perché la politica gli espedienti li mette in essere, quelli che curano i sintomi, non la malattia. Quindi fai qualcosa che per un po' fa migliorare la situazione. Però poi riparte, come prima. Vanno su dagli anni 70, fine anni 70, e la globalizzazione questa, né più né meno. È un meccanismo che è implicito nel sistema, non è questione che questi sono più bravi o sono più cattivi, è implicito. Allora io dico, no, non voglio le disuguaglianze, però voglio crescere in un ambiente finito, dimmi come fare. In un ambiente finito la crescita indefinita è anche possibile. Segue una curva che si chiama logistica, quella che vedete lì, c'è una specie di tetto sopra quello che posso andare, prima cresco e poi continuo a crescere, ma sempre di meno, all'infinito arriverei al tetto. E le piante, quelle a destra sono delle sequoie, hanno qualche migliaia di anni, 2-3 mila anni, queste qua, e queste qui crescono sempre, pochissimo ormai, ma continuano sempre a crescere. Smettono quando ci sono i parassiti, è arrivata la valanga, ha preso fuoco il bosco, è arrivato uno con una sega, e quello che volete voi. Però se no lo crescerebbero sempre. Quindi non esponenziale, ma così. Così se non ci sono retrazioni negative di nessun genere. Ma se siamo in ambito competitivo, altra parola magica, dobbiamo recuperare competitività. Anche siamo due, va? Uno parte a quel limite lì. Il secondo, in un regime competitivo, accede a risorse per fare la stessa cosa, che però sono il tetto meno quello che ha già, di cui
cui si è già un po' creato il primo. Se io vi applico le stesse formule matematiche, il secondo ha la curva in basso, cioè con l'andare del tempo lui va su un po', anche se la differenza aumenta rispetto all'altro, ma poi comincia ad andare giù. E questo sarà sgradevole, ma è così. Io non ho scritto formule, per carità, però ci sono. Allora, arrivo rapidamente a concludere. Il gioco del Monopoli non funziona, no? Competizione, siamo in due, abbiamo il nostro risultato, siamo tutti uguali all'inizio. Facciamo una partita, uno vince, uno perde. Nell'economia quello che perde, perde anche un po' di quella sua ricchezza, perché che trasferisce all'altro. Dice, sì, ma adesso ti attrezzi così impari e la prossima volta puoi vincere tu. E ti raccontano il mito dell'ustrascarpe che è diventato magnate a New York o chissà dove, senza considerare la statistica. Uno, sì, anche storicamente ogni tanto, ma quel che conta per il mondo sono le statistiche, cioè la media, non quello che fanno i casi singoli che sono i meno probabili. E allora normalmente quando rifaccio la gara in media, quello più debole può anche fare la gara, ma statisticamente perde di nuovo. E quindi perde ancora qualcosa o trasferisce di là. Allora, questo è il punto. Adesso mi sono dilungato molto, salto un po' di cose, poi dobbiamo fare qualcosa subito. L'idea della comunità energetica è una forma di approccio all'energia diverso da quello usuale. Mettiamoci insieme, abbiamo bisogno di energia, siamo in grado di introdurne anche un po' con pannelli o quel che sia, ci mettiamo insieme, ci organizziamo, prendiamo decisioni comuni per produrre l'energia che vogliamo usare nel luogo dove ci troviamo. Quindi dobbiamo fare i conti con i vincoli e dobbiamo ridistribuire e far minore l'energia. Cose di questo genere sono possibili? Sì, ne stiamo facendo una nel Pinerolese con molte difficoltà burocratiche, devo dire, ma non fisiche o tecniche, tecnicamente è tutto gestibile. Burocraticamente bisogna discutere con l'autorità per l'energia, bisogna aspettare che il Parlamento faccia questo qua, noi fa lo stesso, andiamo avanti lo stesso, adesso entro le prossime settimane faremo una cooperativa con dentro comuni, imprese e privati. Questo è un modo, non è che risolva tutto, produttori, consumatori, con le arti fari loro che fanno questo lavoro qui e poi sono collegati all'esterno, compreranno e venderanno quello di cui hanno bisogno in più o quello che hanno in eccesso lo cedono all'esterno. Noi abbiamo costituito questa roba qua, lavori Frisone del Pinerolese, prevista una legge nazionale, attualmente sono 27 comuni dentro, stanno crescendo sempre in lavorazione, in quell'ambito lì metteremo la comunità energetica. Il riferimento sono un territorio molto vasto in realtà, sono 1300 km quadrati, ci sono 45-47 comuni a rigore, abbiamo fatto uno studio di fattibilità su 5 comuni tanto per partire, che era positivo, di cui si sta estendendo, lavorando con quel territorio lì, non ci sono le imprese e così via. Arrivo in fondo, vi risparmio quelle cose. Questo è un capovolgimento dell'approccio al tema energia, che non è più inteso come un bene commerciale, cioè il produttore la compro e poi vado a discutere il prezzo, la pesca. No, è un bene primario e io mi organizzo con gli altri per ottenere quanto mi serve. Allora, questo è moderno, come detto. Mio padre cavalcava un cammello, io guido un'auto, mio figlio pilota un aereo a reazione, suo figlio cavalcherà un cammello. Questa è la curva di Seneca. E se volete però, ragazzi, ma perché ci devo preoccupare? Perché dovete occuparvi dei posteri? I posteri si sono mai preoccupati di me? Questo è Groucho Marx, che sono molto significativa e molto saggia. Il guaio è che i posteri siamo sempre noi. Le due personalità, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, siamo sempre noi. Qui non è che c'è il cattivo, che viene il cattivo risolto il problema. C'è da cambiare il nostro modo di concepire i rapporti economici con gli altri. E ovviamente ci sono tanti passaggi da fare e quant'altro. Oh.